intellettuali più contestate, controverse e spesso fraintese del panorama filosofico contemporaneo. Entra a far parte dello star system del femminismo americano all'inizio degli anni 90 del Novecento, grazie alla pubblicazione di una delle sue opere ancora oggi più famose, costituisce un vero e proprio cult, Gender Trouble. Oggi, non a caso, è considerata una voce di spicco della teoria femminista e della teoria queer, tanto da essere considerata una vera e propria rock star della filosofia. Dato che Butler da anni va elaborando una politica anti-identitaria, ci si potrebbe chiedere se Butler si riconosca in questa etichetta. È lei stessa in realtà a definirsi femminista e queer, o meglio, femminista prima che queer, avvertendo però, e non potrebbe essere altrimenti, che nessuna di queste qualificazioni definisce completamente la sua identità. Piuttosto, dice Butler, I travel, viaggia appunto tra le differenti identità. Judith Butler nasce a Cleveland, in Ohio, nel 1956 e dopo il dottorato di ricerca a Yale nel 1984 perfeziona i propri studi grazie ad una borsa di ricerca in Germania. Dal 1993 è docente presso l'Università di Berkeley, dove dirige anche il programma di teoria critica. Il suo percorso intellettuale è frutto di una curiosità intellettuale molto forte e anche di tutte queste contaminazioni. È ricco di incursioni letterarie, di riferimenti ad autori che ad uno sguardo europeo sono tra loro difficilmente compatibili. Qualche esempio, fa riferimento a Hannah Arendt, che riprende e allo stesso tempo contesta, così come a Foucault o a John Austin, l'autore di Come fare cose con le parole, e ancora all'ermeneutica tedesca. Ebbene, per i suoi detrattori questa è espressione di un eclettismo che in qualche modo renderebbe il suo pensiero oscuro, confuso. In realtà è indice di una grandissima ricchezza, una ricchezza che probabilmente è dovuta appunto ad una curiosità che la filosofa ha manifestato sin da bambina, quando saltava le lezioni e, secondo i suoi docenti, presentava delle caratteristiche che facevano temere potesse addirittura diventare una criminale. La curiosità intellettuale, la vocazione filosofica, la vocazione critica di Butler sono particolarmente evidenti in un episodio della sua adolescenza che lei stessa narra all'interno di un documentario andato in onda di recente. Quando Butler aveva 14 anni, infatti, proprio perché saltava molto spesso le lezioni, la scuola prese accordi con i genitori e lei avrebbe potuto continuare a frequentare la scuola ebraica, ma a condizione di prendere lezioni private dal rabbino. Ora, quando il rabbino le chiese quali temi volesse approfondire, Butler rispose che voleva studiare perché Spinoza fosse stato scomunicato dalla sinagoga, se la filosofia idealista tedesca aveva contribuito in qualche modo all'ascesa del nazismo, nonché la teologia esistenziale. È quindi chiaro come già nella Butler adolescente iniziassero tutta una serie di interrogativi, fossero presenti una serie di interrogativi che poi l'accompagneranno nel corso della sua ricca elaborazione teorica. La contestazione dell'ordine costituito, l'attenzione al soggetto, il tema del potere, l'avversione al totalitarismo, una avversione al totalitarismo che a ben vedere non poteva essere altrimenti dal momento che un altro aspetto biografico importante di Butler è relativo al fatto che le sue origini sono origini appunto ebraiche. Butler nasce da una famiglia russo-ungherese di origine ebraica, in gran parte sterminata durante l'Olocausto, proprietaria di alcuni cinema e con una forte vocazione politica. Questi sono elementi che caratterizzeranno l'intera vita di Butler, la produzione teorica così come l'attivismo politico. Sì, perché Butler è un'autrice per la quale fare filosofia significa fare filosofia in un modo civilmente e politicamente impegnato. Judith Butler fa parte di quella generazione di ebrei americani cresciuta con l'idea che l'assimilazionismo consista nel conformarsi ad alcune norme di genere che sono presenti all'interno dei film hollywoodiani. Secondo Butler, la sua stessa famiglia si è progressivamente conformata a questi ruoli di genere.
E Gender Trouble, il testo cult del 1990, nasce, ci dice Butler, proprio con l'intento di comprendere come i componenti della sua famiglia fossero giunti a incorporare norme di genere o di converso a non farlo. La scelta del verbo incorporare non è casuale. All'interno di Gender Trouble, Judith Butler elabora infatti la teoria della performatività del genere. E attraverso questa teoria, che nella prima formulazione non è particolarmente accessibile, a dire il vero, questo le varrà moltissime critiche, ma che in seguito Butler raffina, esplicita, costituisce uno dei fil rouge della sua ricerca, attraverso la teoria, appunto, Butler ci vuole indurre a riflettere su come dall'interazione tra cose e parole si possa sprigionare una forza simbolica che finisce per trasformare il reale. Dunque, il genere che marchia i corpi, quindi da qui l'importanza dell'incorporare del corpo, esiste solamente nella misura in cui è eseguito in un modo ripetuto attraverso atti e gesti, quasi fosse un rituale. In questo modo, dunque, ingenera una conformità di comportamenti e il genere viene performato. Allo stesso tempo, però, rimane uno spazio per performare il genere in modi altri, diversi, non canonici, in modi trasgressivi, trasgredendo la norma. Sono i modi che mettono in campo e in atto le minoranze sessuali e di genere, che appunto performando il genere in modo trasgressivo, si pensi agli spettacoli drag, giungono, ci dice Butler, a respirare e a muoversi liberamente. Qui la riflessione teorica sposa l'impegno per i diritti civili e l'impegno politico di Butler, che è notoriamente una delle principali esponenti della tutela dei diritti delle persone LGBT+. L'attivismo ha infatti un ruolo chiave, secondo Butler. Perché? Perché consente di contestare le norme esistenti, il paradigma esistente, di destabilizzarlo attraverso performance trasgressive e riformulare le norme. E quindi in questo modo si ottiene una maggiore visibilità, o meglio, una visibilità che prima non c'era, di soggetti appunto prima invisibili, assenti, dei soggetti esclusi, in questo caso di coloro che appartengono alle minoranze sessuali e di genere. Un esempio per tutti, le persone intersessuali, che all'interno di un paradigma basato sul binarismo di genere non hanno alcun tipo di legittimazione e dunque la cui soggettività è cancellata. Questa sfera di interesse, cioè la tutela dei diritti delle persone LGBT+, non è però l'unica. Ad esempio, Butler si occupa di giustizia sociale, del tema del lutto, della violenza, di altri movimenti di contestazione. Ci sono in particolare due episodi in cui scende ancora una volta in campo. Innanzitutto nella campagna contro l'occupazione israeliana della Palestina. Questo le causa anche alcuni problemi in occasione del conferimento del premio d'oro. Siamo nel 2012. Proprio per la sua presa di posizione contro le politiche del governo israeliano, i rappresentanti della comunità israeliana si oppongono al conferimento del premio. In realtà Butler riceve il prestigioso premio d'oro, ma anche in quell'occasione non manca di far sentire la propria voce e infatti sosterrà di essere orgogliosamente ebrea, ma di non sentirsi affatto rappresentata dalla politica di Israele. Un'altra occasione in cui Butler scende attivamente in campo a fianco dei movimenti di contestazione è il sostegno fornito al movimento Occupy Wall Street, di cui ha parlato anche all'interno di uno dei libri che più di recente sono stati tradotti in italiano, cioè L'Alleanza dei Corpi, il libro tradotto nel 2017. L'Alleanza dei Corpi nasce infatti dalla partecipazione al movimento Occupy Wall Street, nonché dalla partecipazione ai movimenti californiani contro la privatizzazione delle università. Anche di recente Butler non ha mancato di far sentire la propria voce. Nel 2020 infatti si è in più occasioni soffermata sugli esiti, sulle conseguenze della pandemia, riprendendo dunque temi classici del suo pensiero, in particolare quelli connessi alla giustizia sociale, e riflettendo su come la pandemia esacerbi e crei le vulnerabilità correnti.
Questa è un'ulteriore dimostrazione, dunque, di come Butler sappia coniugare in modo mirabile la riflessione teorica e l'impegno civile e politico. Tra i vari ambiti di ricerca ai quali Butler rivolge la propria attenzione, che in apparenza sono tra loro anche molto distanti, è possibile rinvenire alcuni fil rouge che consentono di restituire il senso complessivo e la complessità dell'itinerario di ricerca della filosofa. La corporeità è indubbiamente uno di questi fil rouge. Ai corpi, corpi che contano e corpi che non contano, Butler si riferisce laddove tratta del tema della performatività del genere. Si riferisce alle vite precarie relative alle stragi dell'11 settembre 2001. Abbiamo ancora dei corpi che emergono. E sono corpi quelli che sono esposti ad un altro tipo di vulnerabilità e di precarietà, la condizione sociale prodotta e distribuita gerarchicamente. Sono corporei i movimenti di rivendicazione che portano all'apparizione di corpi che si sono alleati per ottenere un riconoscimento, una visibilità e per rivendicare il potere che viene negato. Questo, tra l'altro, è un tema che si lega ai diritti, perché in un'ottica critica la lotta per i diritti è una lotta per il riconoscimento ed è una lotta per il riequilibrio dei poteri all'interno della società. Nel corso della sua riflessione, Butler cambia però il modo con il quale si riferisce al corpo, o meglio ai corpi, e li prende in considerazione. In particolare, l'attenzione si fa via via sempre più ad un corpo che è incarnato e del quale viene rivalutata la dimensione sensoriale. Questo è particolarmente evidente nell'alleanza dei corpi, dove tra i corpi che fanno la propria apparizione nello spazio pubblico compaiono anche specifici corpi, quelli delle persone con disabilità. Forse questa attenzione, tra l'altro, si deve sempre ad una contaminazione derivante dall'attivismo. Infatti sono stati numerosi dialoghi intercorsi tra Judith Butler e l'attivista per i diritti civili delle persone con disabilità, Sunara Taylor. Ebbene, l'apparizione del corpo disabile sul piano della riflessione permette di destabilizzare la norma normodotata e di dare consistenza, di dare sensorialità a temi quali la rivendicazione del diritto all'accessibilità e alla mobilità, che probabilmente ad uno sguardo normodotato sfuggono. E proprio nell'alleanza dei corpi, Butler unisce ancora una volta corpi, precarietà e performatività, che lei intende come modo di agire determinato dalla precarietà e anche diretto a contrastarla. Un passo pare particolarmente significativo tra gli altri. La precarietà, dice Butler, è ciò che accomuna donne, queers, transgender, poveri, disabili, apolidi, nonché le minoranze religiose o razziali. Si tratta di una condizione sociale ed economica, non di un'identità. La precarietà, infatti, attraversa tutte queste categorie ed è in grado di produrre potenziali alleanze tra persone che non sanno di condividere una comune appartenenza. Emerge qui un tema molto importante, quello relativo al fatto che queste alleanze siano trasversali in nome della comune appartenenza, non le rivendicazioni delle donne, delle persone con disabilità, delle persone LGBT+, e così via, ma alleanze tra i vari corpi. Inoltre, questo passo, così come molti altri, ci rivela qual è la prospettiva etica di Butler, cioè Butler pensa ad ogni soggetto come un soggetto in relazione con gli altri, con l'ambiente e con le tecnologie. In questo modo, Butler ci mette di fronte alla necessità di rompere con la tradizione che fa dell'homo erectus, cioè dell'individuo autonomo ed indipendente della tradizione liberale e neoliberale, il perno della riflessione. Una riflessione che è sicuramente filosofica, politica, ma anche giuridica. Perché è proprio a partire da questa concezione antropologica che deriva una serie di esclusioni e anche di discriminazioni. E allora l'umano, come ci ricorda Butler, non sta in piedi da solo. E prenderne atto è la condizione dalla quale partire per ottenere giustizia sociale, per muoversi attivamente ed ottenere quindi il pieno ed uguale riconoscimento di tutte le soggettività, che significa anche eguaglianza dei e nei diritti fondamentali. Ora, una riflessione che si ponga a questo obiettivo non può che partire dalla realtà, non dai libri. E Butler, con la sua biografia e i suoi scritti appassionati,
ce lo ricorda in ogni momento.